Per creare una realtà virtuale con ThinkLink dobbiamo creare un account. Una volta entrata nella nostra home page, selezioniamo la casella Creare o Create, se abbiamo la versione in inglese, e dobbiamo caricare un'immagine a 360 gradi. È importante che questa immagine abbia una risoluzione di 2x1, ovvero 4000x2000, e che non supera una certa dimensione, che lo vedete qua nell'immagine qua sotto di Humanity House. Selezionate l'immagine e caricatela. A questo punto si apre l'editor e la prima cosa che dovremo fare è andare nei settings per dare il titolo alla nostra immagine e decidere le impostazioni di base, anche se li possiamo cambiare alla fine, è sempre bene farlo immediatamente. Possiamo qui in questo spazio caricare l'audio e un'altra cosa particolare è possiamo decidere quando l'utente apre la nostra storia da quale parte noi vogliamo iniziare. Per questo trascinate l'immagine della direzione da dove volete partire e selezionate la posizione. Una volta deciso l'impostazione di base, possiamo iniziare a taggare. Basta cliccare l'icona con il più e the tag per entrare nell'editor. Una volta nell'editor, vediamo che possiamo inserire un'immagine, un video, un custom, un codice embed oppure un tour. Iniziamo dall'immagine, basta cliccare Upload immagine, possiamo aggiungere una descrizione e possiamo anche aggiungere un audio di sottofondo all'immagine, che può essere anche una spiegazione. Un custom tag è un'immagine che può contenere del testo e ha un tasto che ci permette di accedere, magari in un secondo momento, a una fonte esterna. Ci sono diverse template disponibili per creare il nostro custom tag, potete selezionare quello che desiderate. Una volta selezionato il template, possiamo immettere il titolo, un sottotitolo, un testo, immettiamo il link e c'è anche un testo che possiamo decidere di mettere sul tasto. Possiamo mettere vedi, vai, gioca, qualsiasi cosa e poi possiamo caricare direttamente dal nostro computer l'immagine. Possiamo anche decidere di non visualizzare il button, il tasto. Questo è utile magari se vogliamo inserire dei testi che abbiano uno sfondo un po' più carino. Ora abbiamo altre due possibilità. L'embed, questo può servire quando vogliamo inserire un video ma anche un Padlet. A questo punto inseriamo il codice embed. In alcuni casi, questo per esempio con il Padlet, viene richiesto il link e questo lo dovete un pochino provare. Anche i ThinkLink stesso vanno messi non con il codice embed ma con il ThinkLink. Il tour è la transizione di una realtà virtuale a un altro, di un ambiente all'altro. Possiamo creare più ambienti e anche in questo modo creare una storia particolare. Non è detto che il tour deve essere circolare, può avere anche tante altre dimensioni. Creare un tour è molto semplice. Prima si creano delle realtà virtuali separate, si salvano ognuno singolarmente, ognuno avrà un link e basta connettere tramite la funzione tour i vari link di un ambiente all'altro, quindi creare le transizioni tramite link. Il link lo troviamo sotto l'icona condividi, abbiamo tre opzioni per condividere, noi
a noi ci serve il link, basta copiare e poi tornare nell'editor. Labeling. Labeling è l'attività di nominare, etichettare le cose in modo corretto, dare un nome alle cose che ci sono nel web. Possiamo utilizzare questo anche per fare delle domande, far vedere che magari dietro il contenuto si può nascondere un'eventuale risposta. Come si crea un label? La vediamo adesso. Prima lo tolgo un attimino per farvi vedere come l'ho fatto. Si clicca su Add Label, si inserisce la parola o quello che si vuole scrivere in quel momento e si basta salvare. E quindi vedete che è molto semplice. Ora che avete visto come si potrebbe creare una realtà virtuale con ThinkLink VR, auguro a tutti di riuscire a creare queste realtà con creatività, nella collaborazione possibilmente e con grande senso di capacità di organizzazione e desiderio di comunicare con l'utente che andrà a vedere i vostri contenuti digitali. Auguri!